Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In apertura allo sport con la nuova stagione sportiva dell'Udinese che oggi ha visto la presentazione ufficiale del nuovo direttore dell'area tecnica, Federico Balzaretti. L'abbiamo proposta live, siamo pronti a tornare in sala stampa con il nostro Alessandro Surza per raccontare dunque quali sono state le prime impressioni della new entry nella società bianconera. Buongiorno Alessandro, a te la linea. Buongiorno, buongiorno a te Davide, buongiorno ai nostri amici da casa. Hai detto bene, adesso ti andrò proprio a raccontare quelle che sono le impressioni. Prima di dimenticarmi, però, un annuncio importante perché tu hai giustamente ricordato che si è tenuta da poco la conferenza di Balzaretti e io ricordo che sarà possibile rivederla in integrale dalle ore 15 in diretta col classico appuntamento con Pomeriggio Calcio, dove appunto vi riproporremo le prime emozioni, il primo giorno in bianconero di Federico Balzaretti, che è stato accompagnato qui proprio alle mie spalle in conferenza stampa dal nostro Jacopo Romeo e dal direttore Franco Collavino, che poi ha risposto a tutte le altre domande, ovvero dei temi un po' più organizzativi. Com'è stata la giornata? È stata una giornata finora che sarà ancora molto intensa, perché non dimentichiamo che poi alle 12:30 saremo anche in diretta per la trasmissione che seguirà il sorteggio dei calendari di Serie A, quindi una giornata intensissima proprio qui su TV12. Questa prima parte di giornata è stata una prima parte di giornata interessante. Abbiamo conosciuto Federico e poi avremo modo di conoscere Balzaretti dal punto di vista lavorativo. Intanto però come persona è stata una persona comunque che ci ha raccontato del suo entusiasmo, di questa chiamata arrivata dove lui ha dovuto impiegare sì e no mezzo secondo per dire sì all'Udinese, responsabile della tecnica, avrà il compito di coadiuvare un po', no, di unire tutte le aree, perché lui stesso spiegava come la figura del direttore sportivo in questi anni sia cambiata. Del mercato sì, si occuperà, ma c'è uno scouting come Andrea Carnevale e il suo staff e lo stesso Gino Pozzo che si occupano anche di mercato, quindi lui davvero sarà a 360 gradi impegnato nell'unire tutte le aree. Ha parlato dei temi di mercato che racconteremo anche dopo. Samardzic, se arriva l'offerta da capogiro, potrebbe essere anche sacrificato. Si siederanno al tavolo e valuteranno. Non è stato menzionato Beto. Ha confermato l'interesse di voler riprovare a prendere Pereira, ma anche lì il Tucu prima sta riflettendo e poi ha ammesso che per Lucca ci siamo quasi. È una trattativa ben avviata. Quindi si sono sbilanciati qua alle mie spalle, proprio Balzaretti anche Colavino nel raccontare poi le date. Il 10 si parte con il ritrovo, una settimana di allenamento ad Udine, un'amichevole prima di partire in Austria contro il rappresentativo del Friuli Venezia Giulia e poi ci sarà la partenza proprio per l'Austria, per il ritiro che dovrebbe durare fino al 29 di luglio. Tante le amichevoli calendarizzate. Poche amichevoli di basso livello, ce n'è una con i greci del Paphos, ma poi si va contro Lipsia e Union Berlino, come è accaduto l'anno scorso, quindi amichevoli importanti contro squadre che giocano la Champions League, perché i test contro squadre tra virgolette materasso non sono più considerati allenanti. Quindi sono state date tutte le linee. È stato anche presentato proprio da Collavino Vallone, che sarà un altro direttore che affiancherà Balzaretti, anche lui ex Vicenza, e l'altra novità riguarda il ritorno per 2 anni di Bovenzi come responsabile della preparatoria preparazione atletica al posto di Bella, che aveva un contratto in scadenza, e ci sarà anche un mental coach che affiancherà proprio il lavoro della squadra. Quindi sono state date tutte le informazioni del caso, tutte quelle che si potevano, insomma, domandare. Di conseguenza è stata una giornata veramente veramente importante, ma ripeto, è ancora lunga. La conferenza si può ritrovare di nuovo alle ore 15 in diretta a Pomeriggio Calcio e noi ci rivediamo alle 12:30 con Alice Mantelloni per parlare dei calendari di Serie A. Ora linea a te, Davide. Grazie, grazie ad Alessandro Surza. Noi proseguiamo il nostro notiziario con la pagina di cronaca con un marittimo che è stato imbarcato su una nave attraccata alla banchina di Porto Rosega a Monfalcone. È stato soccorso stamattina dal personale medico infermieristico per un grave malore. Dopo la chiamata al numero di emergenza, gli operatori della sala operativa hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'automedica, hanno informato la capitaneria di porto per quanto di competenza. L'uomo, si tratta di un cittadino straniero, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in ambulanza a bordo con lo staff all'ospedale di Cattinara. In gravi condizioni risulta attualmente incosciente. Per quanto riguarda poi gli altri interventi, un'auto è andata distrutta a fuoco, un forte shock per gli occupanti della stessa, controllati dal personale sanitario, a seguito dell'incidente stradale accaduto nel corso della notte in comune di Mariano del Friuli, con la vettura che ha investito
inserito un cinghiale. La persona alla guida dell'automobile non ha potuto evitare l'impatto con l'animale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché la vettura ha preso appunto fuoco. Gli operatori di primo livello hanno trasferito la telefonata alla SORES e sul posto l'ambulanza da Gorizia assieme ai carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo. Le persone che viaggiavano sull'auto sono state controllate sul posto. Versamento invece di sostanze oleose nella roggia di Vicolo Caprera, Basaldella di Campoformido, il corso d'acqua è stato interessato dal fenomeno di inquinamento probabilmente da idrocarburi, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale. Sono dovuti intervenire volontari del gruppo comunale di Campoformido nel pomeriggio di ieri, assieme ai vigili del fuoco e funzionari dell'ARPA che hanno campionato la sostanza. Il tratto interessato è di circa 50 metri, i volontari hanno posizionato dei cosiddetti salsicciotti assorbenti su una lunghezza di circa 5-6 metri l'uno a distanza di 2 metri l'uno dall'altro. La funzione di questi dispositivi è quella di assorbire la sostanza e impedire che si possa diffondere nel resto del canale. Al termine sono stati conferiti in discarica come rifiuti speciali. Furto da capogiro al bancomat dell'ufficio postale di Via Hermes di Coloredo a Povoletto. Nella notte tra lunedì e martedì una banda di ladri è riuscita a svuotare la cassa del bancomat utilizzando una sofisticata tecnica di cyberattacco. Il bottino è stato di ben 70.300 euro. L'allarme è stato dato dai dipendenti ieri quando si sono presentati all'ufficio per lavorare. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri del nucleo operativo di Udine che ora indagano per risalire agli autori del furto. Denuncia stamattina invece ai carabinieri di Latisana per un altro furto avvenuto in un appartamento di Latisana stessa, un danno stimato attorno ai 5.000 euro. Una residente ha riferito infatti che nel primo pomeriggio di ieri ignoti sono entrati nella sua abitazione manomettendo la porta d'ingresso e prelevando monili in oro e due borse grivate per un valore, come detto, di quasi 5.000 euro. Chiudiamo la pagina di cronaca, veniamo alla politica. Ieri giornata intensa in Consiglio regionale, tanti temi affrontati attraverso anche il question time, le interrogazioni dei consiglieri di opposizione. Tra queste si è chiesto conto alla Giunta del programma attuativo dei fondi PNRR destinati alla nostra regione. A rispondere l'assessore Zilli. Assessore Zilli, qual è lo stato di attuazione del PNRR e come si sta muovendo la Regione per monitorare appunto questa attuazione? La Regione sta facendo la sua parte con uno sforzo importante a vantaggio delle amministrazioni locali davanti alle difficoltà legate al personale, quindi alla carenza del personale, ma soprattutto alla complessità derivante dai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Basti citare la cabina di regia che abbiamo istituito, l'aggiornamento costante e continuo che c'è con le amministrazioni locali, con gli enti dello Stato, per fare in modo che questa scommessa del Piano Nazionale sia vinta dai nostri territori. Le informazioni sono sempre aggiornate sul sito. Io apprezzo l'impegno da parte del Consiglio regionale a voler trattare questo tema. Credo che una sottocommissione sia assolutamente superflua perché la commissione competente ha tutti gli strumenti comunque per chiedere l'audizione dell'assessore sullo stato di attuazione del piano che, come sappiamo, deriva da scelte di natura nazionale. Il mondo del lavoro con una nuova protesta dei lavoratori del settore metalmeccanico che hanno annunciato 4 ore di sciopero nazionale per il rilancio industriale, l'occupazione e gli investimenti per la transizione sostenibile per risolvere le crisi aperte. FIM, FIOM e WILM chiedono l'apertura di tavoli di confronto sui settori e sulle filiere in difficoltà. Ancora l'incremento, il confronto sugli investimenti pubblici e privati nei settori strategici. La valorizzazione e il sostegno del reddito da lavoro, l'impegno comune al confronto sull'uso delle risorse del PNRR per lo sviluppo del metalmeccanico, ancora una riforma degli ammortizzatori sociali con strumenti adeguati, l'incentivazione di contratti di espansione e solidarietà per ridurre l'orario di lavoro e favorire l'occupazione giovanile, un piano di formazione sulle nuove competenze, la riqualificazione degli istituti tecnici superiori del sistema universitario e infine l'intervento per aumentare la dimensione di impresa, superare le gare al massimo ribasso negli appalti e stabilizzare il lavoro precario. Le 4 ore di sciopero nazionale si terranno nella giornata di venerdì 7 luglio con presidi e manifestazioni in provincia di Udine nelle ultime 4 ore di ogni turno. Questo l'annuncio da parte dei sindacati. Sindacati che chiedono anche lo stop al tempo determinato per superare il precariato. Ne ha parlato il segretario nazionale della UIL, Bombardieri.
Noi abbiamo da tempo posto delle richieste ben precise al governo come a quello precedente. Sono quelle che ci permettono di superare la grande situazione di precarietà che c'è in questo Paese. Ci si dice che aumentano i numeri degli assunti a tempo indeterminato e c'è qualche variazione di uno zero virgola. Ci si dice che il Paese cresce ed è vero, però nel contempo noi abbiamo molti lavoratori e molte lavoratrici che vivono una situazione di precariato e di salario molto basso. Noi oggi abbiamo voluto riproporre il problema ricordando quali sono le nostre proposte. Intanto un patto che superi la precarietà e vieti i contratti a tempo determinato. Una discussione che in qualche modo preveda per i ragazzi oggi una pensione di garanzia domani. La possibilità di far costare il lavoro precario di più del lavoro a tempo indeterminato. Una serie di proposte che noi abbiamo fatto al precedente governo e a questo, sul quale non abbiamo ancora avuto risposte e aspettiamo di confrontarci con il governo e la ministra. Non basta un decreto per intervenire su queste situazioni. Ci sono tante risorse del PNRR che dovrebbero aiutare tanti giovani a formarsi e ad orientarsi e quindi siamo in attesa anche di capire come il governo e le regioni si muoveranno sul versante dell'orientamento e dell'incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Io noto che in questo Paese ci sono le diseguaglianze e le diseguaglianze territoriali sono enormi e stanno aumentando. Le diseguaglianze colpiscono la sanità, l'istruzione, il lavoro, l'assistenza, l'opportunità di istruirsi. Quel disegno di legge mi pare che non determini situazioni nelle quali si interviene per eliminare quelle diseguaglianze. La definizione dei LEP ancora mi sembra un obiettivo lontano e io continuo a sostenere, noi continuiamo a sostenere, prima di parlare di autonomia differenziata, mettiamo tutte le regioni nelle condizioni di avere pari opportunità, cioè non si può dire ci sono regioni che stanno in queste condizioni e quindi noi le lasciamo così, perché guardate che quelle regioni sono governate dalla stessa politica che periodicamente governa a livello nazionale, quindi proviamo a capire come noi restituiamo ai cittadini la dignità di una sanità pubblica decente, la possibilità di garantire istruzione ai ragazzi che possano giocarsi le proprie opportunità al pari di tutti gli altri sul territorio nazionale, di come garantiamo condizioni di lavoro dignitose anche nel mezzogiorno e soprattutto come incrementiamo il lavoro, perché bisogna fare degli investimenti, bisogna creare infrastrutture. Quindi noi temiamo che quel disegno di legge possa, anziché sviluppare questo processo, rallentarlo e affossarlo definitivamente. E ora ci occupiamo della nuova stagione dei saldi che partirà domani in Friuli Venezia Giulia con le categorie economiche del commercio che si dicono pronte a rispettare i nuovi contenuti delle direttive omnibus dell'Unione Europea che rendono più rigide le regole per le pratiche sleali, le false recensioni, i saldi e le vendite promozionali. Monica Nardini è in collegamento con noi dalla sede di Federconsumatori di Udine proprio per chiarire quali saranno queste novità e come ci si appresta dunque a questa stagione dei saldi estiva. Buongiorno Monica, te la linea. Buongiorno da via Mantova, dalla sede di Federconsumatori Udine. Sono con la presidente Erika Cucco, proprio alla vigilia dunque dell'avvio dei saldi estivi anche qua nel territorio regionale, saldi estivi previsti fino al 30 settembre, lo ricordiamo, all'insegna anche di nuove normative europee. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Diciamo che effettivamente ha introdotto anche il nuovo decreto legislativo varato il 7 di marzo scorso, il numero 26, ha introdotto proprio una nuova casistica per, soprattutto sull'etichettatura dei prodotti che serve proprio a tutelare il consumatore finale da eventuali frodi da parte dei negozianti che ci auguriamo non accadano mai e in particolare introduce un nuovo prezzo, cioè quello antecedente ai 30 giorni rispetto alla promozione che effettivamente partirà con domani. Quindi ci dovrà essere questo dato, questa informazione. Esatto, un'informazione in più perché chiaramente il prezzo, l'indicazione potrebbe essere variata rispetto al prezzo originale, quindi abbiamo quest'ulteriore dato che ci deve permettere di fare effettivamente un confronto rispetto a quello che era il prezzo originale del bene.
C'è un'altra normativa importante. Sì, soprattutto sulla, in caso di vizi è chiaro che interviene sempre la garanzia legale per qualunque bene venga acquistato sul territorio, e che è dei 2 anni, ma in particolare varia la denuncia del vizio, che se prima doveva essere fatta entro gli 8 giorni, ora varia a 30, quindi ci permette, diciamo, una tutela in più. Resta il fatto che comunque entro i 2 anni, qualora il bene presenti vizi, che sia un capo di abbigliamento oppure anche un elettrodomestico, perché ormai i saldi coprono un po' tutto l'aspetto del consumo, resta in vigore la garanzia legale, che è quella dei 24 mesi su cui si può far valere eventualmente per qualsiasi vizio. Quindi aspetti da tenere bene in considerazione anche a partire da domani. Altre regole d'oro che possiamo rilanciare ai telespettatori di TV12 per gli acquisti in negozio ma anche online. Ecco, diciamo che la differenza tra l'acquisto in negozio e l'acquisto online è proprio il termine del diritto di ripensamento. Di fatto il legislatore ha previsto 14 giorni di tempo dal momento in cui il consumatore viene in possesso del bene, pertanto per tutti i contratti, sostanzialmente tutti gli acquisti fatti online, sono previsti 14 giorni di tempo per effettuare il recesso e quindi restituire eventualmente il bene, anche non in presenza di vizi, ma semplicemente perché non ci piace oppure la taglia è sbagliata, per esempio, quindi si può restituire tranquillamente. Chiaramente è necessario fare attenzione ai siti dai quali acquistiamo, quindi tenere sempre in considerazione la credibilità del marchio e cercare sempre siti, insomma, diciamo più accreditati, e soprattutto che consentano anche metodi di pagamento, diciamo quelli che possono essere per esempio PayPal, quindi tracciati sicuramente, ma che consentano anche tutele a livello proprio di gestione dell'eventuale rimborso. Rispetto alla propensione all'acquisto, alla vigilia di questi saldi estivi, anche Federconsumatori Udine, che quadro si è fatto? Ma vediamo molte famiglie chiaramente in difficoltà economica, alle prese con i rincari che hanno caratterizzato questi ultimi tempi. Che devi siete fatti in merito a questo? Diciamo che anche noi troviamo una flessione, non c'è grossa incidenza rispetto all'anno scorso, ma l'anno scorso non è un anno da prendere in considerazione, proprio perché le famiglie si sono viste decurtare molto del loro patrimonio, e pertanto anche quest'anno ci trasciniamo, diciamo, quella stessa condizione. Chiaramente gli aspetti sono un attimino migliorati, anche le previsioni sono migliorate, ma non c'è questa propensione al consumo e pertanto si rinviano sempre più spesso determinate spese. Grazie, allora, grazie Erika Cucco, presidente di Federconsumatori Udine. Davide, ti restituisco la linea. Grazie a voi. Noi proseguiamo col nostro notiziario raccontando di una novità che arriva dalla collaborazione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e il CRO di Aviano. I radicali liberi, comunemente associati all'invecchiamento cellulare, possono diventare degli alleati nella lotta contro il cancro. Un team di ricercatori, infatti, dell'Ateneo Veneziano e del Centro di Riferimento Oncologico Friulano ha brevettato un nanomateriale in grado di innescare un effetto domino di radicali liberi capace di distruggere le cellule tumorali. Si basa su il nitro prussiato di rame ed è stato testato in vitro su un carcinoma ovarico, mammario e sul glioblastoma, il tumore del cervello e del sistema nervoso. Ora il team procede con le sperimentazioni in vivo per un suo futuro utilizzo nella terapia chemioterapica. Nel caso appunto del nitro prussiato di rame, ha spiegato Flavio Rizzolio, professore a Ca' Foscari e coordinatore della ricerca, la generazione di questi radicali altamente tossici avviene prevalentemente all'interno del tumore, danneggiando irreversibilmente le cellule tumorali, lasciando invece intatte quelle sane del nostro organismo. L'innovazione, studiata nei laboratori di Ca' Foscari e del CRO di Aviano, supera un limite importante di una delle tecniche più promettenti per il trattamento dei tumori, ovvero la terapia chemodinamica. La pagina del sociale ora con un'iniziativa molto interessante lanciata a Farra di Sonso, Dance for All, un laboratorio di danza sportiva inclusiva aperto a tutti, inserito in Art Without Borders, una rassegna coordinata dal Comune che vede il coinvolgimento anche della Fanny Center Academy di Feletto Umberto. Ciao, mi chiamo Stefan Chiari e oggi sono qui a rappresentare l'SD Just Dance & Fit all'interno del progetto Art Without Borders,
Insieme alla SD abbiamo potuto proporre questo fantastico, fantastico laboratorio dove siamo andati a lavorare con diverse esigenze, con persone con esigenze diverse, con la carrozzina o anche con disabilità di vario genere, e siamo riusciti a proporre vari stili di ballo insieme anche a divertimento e tanta musica. Vi invito tutti il 6 luglio alle ore 21 qui a Farra e proporremo un bellissimo e fantastico show ospitato dal comune di Farra di Sonzo, e spero di vedervi tutti lì. Ciao, sono Elena Longhino, sono un'istruttrice del Fanny Center Academy di Feletto Umberto. Grazie a questo bellissimo progetto Art Without Borders sono arrivata a Farra di Sonzo, quindi ringrazio la SD Just Dance Fitness per avermi invitata. Io sono una educatrice e un'istruttrice appunto di ballo, danze latinoamericane per la precisione, e grazie a questo progetto ho avuto la possibilità di mettere assieme la mia passione con quella che è poi anche parte della mia professione. Abbiamo fatto un progetto e creato un progetto di danza inclusiva. Quindi abbiamo cercato di fare in modo che le persone potessero conoscere quella che è la danza sportiva, e grazie proprio a questo progetto siamo riusciti a farlo anche con inclusività. Quindi abbiamo diversi ragazzi e ragazze che sono sulla carrozzina piuttosto che hanno qualche disabilità, ma anche persone esterne che hanno avuto il piacere di unirsi a noi in questo progetto e di fare queste mattinate di danza assieme. Vi aspettiamo il 6 luglio alle ore 21 a Farra di Sonzo per l'esibizione di questo progetto. Uscendo adesso dal laboratorio di danza inclusiva Dance for All dell'associazione Just Dance and Fit di Farra per il progetto Art Without Borders, ed è stato divertentissimo perché non ho mai potuto ballare, nonostante la mia anima latina, visto che sono metà italiana metà spagnola, mi portasse verso queste danze latinoamericane. Non ho mai potuto sperimentare il ballo della rumba, del cha 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 o del merengue come abbiamo fatto oggi, ed è stato davvero bello, e chissà che non nasca qualche altro progetto futuro sull'onda di questo laboratorio. Ed ora la pagina dedicata ai concerti e grandi nomi della musica nazionale e internazionale che si stanno esibendo in Friuli Venezia Giulia. Ieri sera è stata la volta di Zucchero, Sugar Fornaciali, che continua la sua incredibile performance su molti palchi di tutta Europa e del mondo. Ieri in Piazza Unità d'Italia a Trieste per la prima delle due serate che lo vedono impegnato nel capoluogo regionale. Grande successo per questo tour, partito dalle terme di Caracalla a Roma, approdato in Friuli Venezia Giulia dopo aver toccato non poche città italiane negli ultimi giorni. Per l'occasione il cantante si sta esibendo sul palco accompagnato da una band internazionale composta da tanti nomi di primissimo livello. Ascoltiamo un compassaggio della sua esibizione. Dopo l'apprezzatissimo concerto invece dei Bundabash per la Notte Bianca a Udine, nuovo importante appuntamento in programma domani, giovedì 6 luglio, al Castello. A salire sul palco sarà la cantante, attrice, autrice, artista considerata un'autentica icona di stile, Drusilla Foer, che porterà in scena in versione aggiornata ed estiva il suo recital elegantissima, ormai un format di culto in continua trasformazione. La data udinese del Summer Tour di Drusilla Foer è un evento in esclusiva regionale organizzato dalla Zenit in collaborazione con il Comune, la Regione, Promoturismo FVG, inserita nel calendario di Udine Estate. I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita sul circuito Ticket One, lo saranno anche alla biglietteria in Piazza Libertà dalle ore 19, porta aperta al pubblico dalle 19.30, inizio spettacolo alle 21.30. Ci fermiamo qui con il nostro notiziario di pranzo, ma rimanete con noi perché tra poco, come anticipato, seguiremo live il sorteggio del calendario ufficiale del campionato di Serie A 2023-2024. Vi lasciamo ora alle previsioni del tempo. L'appuntamento con l'informazione tornerà poi nel pomeriggio alle 16 e alle 19 stasera. E stasera, in prima serata, ci sarà anche Tag in Comune dedicato a Chiusa Forte. Grazie per averci seguito. Rimanete con noi tra poco con la presentazione ufficiale dei calendari di Serie A. A
Amici di TV12, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende mercoledì ancora con molta variabilità sul Friuli Venezia Giulia, una mattinata con una breve tregua, ampi spazi soleggiati, ma tra pomeriggio e sera qualche nuovo temporale potrà formarsi a partire dai rilievi in sconfinamento poi anche sulle località di pianura. Vediamo ora nel dettaglio Pordenone e Udine. Al mattino qualche residuo fenomeno, poi breve tregua, ma nelle ore serali qualche nuovo temporale a partire dai rilievi in sconfinamento anche poi sulle zone limitrofe. Temperature massime senza particolari variazioni con valori che si aggireranno intorno ai 29-30 gradi. Situazione pressoché analoga anche su Gorizia e Trieste con alternanza tra sole e nubi e qualche possibile fenomeno associato. Temperature massime anche qui stazionarie con valori che saranno compresi tra i 27 e i 29 gradi. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.